essere no, 50 secondi per fare una video intervista per legge. 50 secondi, qua davanti a questo siamo già pronti. Allora, che parliamo? Biocarburanti, la legge che hai presentato. Dopo. Sì, magari alla fine, alla fine. Allora, abbiamo questo sfondo qua, allora il concetto io devo fare un chiuso, quindi dovresti tu stesso introdurre l'argomento, la proposta di legge che stai portando avanti, a che punto è, soprattutto qual è la cosa. Sì. Abbiamo due minuti di tempo. Quando vuoi, c'hai la scritta che ci metti dentro? Sì, un poco, poco più veloce. Sì. Senza domande, partiamo. Lo prendi meglio, no? Sì, perché no. È un chiuso, però va dietro. Se no lo devi girare, qua, perché così c'ho la scritta che ci metti dentro. Però pure qua. Sì, abbiamo presentato in Regione Campania un disegno di legge che riformula completamente l'impostazione della rete carburanti, prevedendo una serie di liberalizzazioni, con una liberalizzazione dall'alto, quindi la liberalizzazione dei siti di stoccaggio, e una liberalizzazione dal basso, la possibilità cioè di ampliare l'offerta delle pompe carburanti. Questo sicuramente produrrà nel medio periodo un abbassamento del costo della benzina, che è l'obiettivo che intendiamo tutti quanti, e che naturalmente produrrà un effetto benefico sui consumi e sulla mobilità. Abbiamo in qualche maniera anche rimodulato i termini della sicurezza per rendere gli impianti più sicuri, ampliando la possibilità per loro dell'offerta merceologica, quindi quando si entrerà in una stabilimento, una pompa di benzina, si potrà usufruire dei servizi di meccanica, di servizi di elettronica per l'auto. Quindi abbiamo cercato quindi di creare per il consumatore un servizio completo che lo renda tutelato dal punto di vista della qualità dei servizi offerti. Sui biocarburanti? Sui biocarburanti siamo in presenza di una valorizzazione dovuta da parte nostra del metano, una fonte risolubile, perché a differenza delle altre fonti di energia non ha momenti di esaurimento, noi abbiamo una parte della nostra regione che è già metanizzata, che è il Cilento. La regione Campania sta ragionando come incrementare ancora di più le risorse a destinare al Cilento, alla provincia di Salerno, per completare la metanizzazione del trasporto.